Adolfo, bella, sto riprendendo. Allora, Coppa Sila, centenario, la tua prima Coppa Sila, te la ricordi? Quando l'hai fatto? Non ti ricordo. Passate parecchi anni. C'è qualcuno che dice comunque sia, ogni volta che faccio la Coppa Sila è sempre bella, è sempre bella. Bella. Beh, questo giocattolino che facciamo vedere com'è andata? Diciamo che per la prima volta che guido una macchina del genere.
non è tanto facile, si deve prendere a betone, si deve stare molto di più in macchina, correre, poi secondo me sono macchine di pista e non di salita. Sicuramente vanno adattate alla salita, poi percorso come la Coppa Sila. Nei tornanti è un po' difficile girare. Bene, vuoi salutare qualcuno? Mio figlio, Carlo. Appunto, questo volevo dire. Ciao Carletto! Ciao ciao! Che stanno sempre più prendendo la scena delle salite, quindi il gruppo TCR, dove in seconda posizione troviamo Adolfo Eusebio, pilota della Cosenza Corse con l'Audi RS3 LMS, ed ha vinto questa classifica riservata alle TCR con la Hyundai i30 Francesco Urti, 6, 26 e 66 il tempo di Urti, quindi Francesco Urti successo tra le TCR, seconda posizione per Adolfo e Eusebio. Eccoli entrambi, addirittura quasi con atteggiamento di indifferenza, però sappiamo che ci avete messo tantissimo impegno e quindi a voi i nostri complimenti. Prego, le coppe al cielo e noi continuiamo con la premiazione di questa 43esima Coppa Sila. Vai in SG della TCR, avevamo una classifica incompleta, quindi Adolfo e Eusebio, eccolo qui Adolfo e Eusebio, consegniamo pure la coppa e mettiti pure qui insieme alla top 10, perché così un pilota bravo in più non guasta mai sicuramente, perché noi dobbiamo annunciare il vincitore. Prima di annunciare il vincitore mandiamo un grande saluto, un grande abbraccio a Giovanni Cassiba, purtroppo sfortunato protagonista di questa edizione della Coppa Sila. Nelle battute iniziali ha dovuto fermarsi, ma le corse sono così, ce l'ha detto fino a stamattina, le corse sono così quando si dà il tutto per tutto. Signori, vince il trofeo Domenico Scola, vince la 43esima Coppa Sila con un ottimo tempo di 4, 58 e 62 e portacolori della scuderia Ateneo Motorsport, protagonista anche del massimo campionato, la Super Salita. Arriva da Ragusa, precisamente da Comiso, per la seconda volta firma l'Albo d'Oro, Samuele Mirko Cassiba! Passa davanti a tutti, scambia complimenti con tutti, come si conviene a un campione che si rispetti, ci si complimenta con tutti quanti i protagonisti, con tutti quanti coloro che sono stati degli avversari temibili e che hanno spinto il vincitore a dare il massimo, come hanno dato il massimo loro stessi. E l'ingegnere Ernesto Ferraro consegna il trofeo Domenico Scola e quindi consegna la coppa del primo, il trofeo Domenico Scola. Esattamente, esattamente, eccolo qui. Naturalmente, eccolo qua Emilio che consegna il trofeo Domenico Scola. Emilio, anche tu vai per una foto sul palco con il vincitore. Anche il rappresentante di noleggio, insieme all'ingegner Ferraro, formiamo un'unica. Benissimo, grazie per il suggerimento. Aspettate perché non abbiamo finito, perché il trofeo Misasi va a Carmelo Scaramozzino e quindi con un grande applauso dedicato a un grande amico, a un grande appassionato, il trofeo Misasi va a Scaramozzino, come il trofeo Domenico Scola, a cui è intitolata la gara, va a Samuele Cassiba. Questo è la top 10, questo è il podio della 43esima Coppa Sila, la gara organizzata dall'Automobile Club Cosenza, decimo appuntamento del CVM Sud. Signori, appuntamento alla prossima edizione, grazie a tutti.